Sempre inglese. Quindi la sfida è anche quella. Sì, soprattutto quella. Io sarò un cantante pop americano, inglese. Mi scritturerà non la Sony Italia, ma la Sony America. Vabbè, oh, c'è una sfida No, che ti ma sei sto qua lanciato. per imparare, migliorare e andare avanti. Non voglio tornarmene a casa con quello che già sapevo. Oh, cavolo, questo era quello che volevo sentire da un po'. Questo mi fa piacere. No, Quindi, questa è la sei filosofia che adesso hai io... capito che devi comunque entrare ed uscire con un bagaglio in più rispetto a come sei E entrato. lasciare il segno non è cosa che, ogni cosa che faccio. Senti, tutto ciò, ci stiamo arrivando piano piano, piano piano. Però era l'obiettivo, cioè io è dall'inizio che sto cercando di farti capire questa cosa, a modo mio ovviamente, attraverso quello che ti racconto. Però tu veramente devi pensare a questa cosa. A me fa piacere se tu sei arrivato a questa consapevolezza da solo, cioè l'hai maturata da solo. Ovvio, io ti sto dicendo, ti dico delle cose e poi, come al solito, siccome io il lavaggio del cervello non te lo devo fare, perché sei grande abbastanza, saprai tu cosa vuoi dalla tua vita da grande, non te lo devo dire io. Se tu sei arrivato a questa consapevolezza da solo, adesso hai maturato questa cosa non te la leva più nessuno. Cioè nessuno ti potrà dire, senti, sai, questa cosa da oggi cambiamo registro e sei diventata un'altra cosa e il tuo obiettivo è un altro, secondo me è meglio che fai un altro lavoro. Penso che nessuno ti potrà più convincere di questo. Tu sai cosa vuoi fare e sai anche qual è la strada attraverso la quale passare. Quindi per me è una cosa, mi gratifica questa cosa e mi sento anche meglio perché vuol dire che stiamo in sintonia totale, senza doverci. Io non devo stare col frustino, perché non mi piace, ok? Bene. Poi certo, se serve la frustata te la do qua, Va bene, quando sono sbagli. disposto anche a quello. No, no. Voglio soltanto, dobbiamo soltanto trovare, so per esempio oggi vi siete addormentati, no? Sì. Che veramente non è che è il massimo della vita poi svegliarsi e andare a cantare, l'hai già testata questa cosa più volte, Luca? Ti ricordi quando ti addormentavi, poi tornavi, non ce la faccio, perché dormono pure le corde, cioè. Sei? Vogliamo provarlo in tonalità originale? Già sai, eh? Scendiamo. C'è un meno 2 e meno 1. Meno 2. Ma lui effettivamente sta su parecchio. Domanda, cosa ti ha fatto arrivare a questa consapevolezza? Sono incazzato. Ti sei incazzato? Ma con te? Pensi di aver sbagliato qualcosa? Ma perché ti sei incazzato? Sono incazzato perché per me posso dare di più, ma in tutto. È arrivato il momento di dare di più. Bene, quindi userai tutto quello che hai a disposizione per farlo vedere. È il discorso che io ti dico sempre, non lasciare mai niente di intentato.
sempre al massimo, però sempre con questa e con la voglia proprio, devi essere motivato ogni mattina, per questo non, quando vi vedo un po', prima ho detto a Martina, vi vedo particolarmente nervosi in questa settimana, capisco che non è facile, state dentro la casetta, siete, è una realtà completamente diversa da quella che vivete tutti i giorni, no? Prima stavate in residence, era tutto più leggero, adesso siete in un'altra situazione. Però il nervosismo che sento non vi aiuta proprio. Cioè, cercate di mantenere la calma. E l'obiettivo, qual è l'obiettivo? È sempre quello, quindi pensate sempre al fatto che tu vorrai diventare un artista. E questo è un modo per arrivare. Quindi sfrutta quello che hai, ma non ti far mangiare da questa cosa. Invece devi sempre stare sopra le parti nel senso che tutto quello che ti viene dato è per te, devi utilizzare a tuo piacimento, non deve diventare uno strumento contro di te, deve essere uno strumento per te e quindi devi prendere tutte le cose che sai che ti possono far bene, il resto via, ok? Più centrato, c'hai la testa, usala. Vai. Dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, forse in Africa tu. Pensi che meno due sia sufficiente? Vai, facciamoci due o tre giri. Inizia a fare come al solito, che, no? Prova tutto. Poi troviamo qual è il modo migliore. Buttati a fare tutto. Ovvio che hai un atteggiamento rispetto all'originale molto più tonico, più aggressivo, che va benissimo. Cioè, a me non dispiace questo... adesso questo modo che mi hai presentato è incazzata qua. È incazzata? No, ma si sente. Si sente. Perché quando dimmi che cosa vuoi dire così io ti aiuto nel... No, che cosa vuol dire magari ha un significato diverso quello che sì, dà lui. Sì, sì, che significato però, che tu cosa stai vuol dire dando? Per me... Tu dimmi quando, nel senso che per te sarà mai, okay. Però per me non c'è più niente del tuo corpo di fisico, ma c'è tutto dentro. Ok. E con questa cosa io vivrò e andrò avanti. Quindi la rabbia vivrò che... per vederti andar via. Ok, tutto il giorno per vederti andare, te ne ricordi questa strana pazzia. Il paradiso che c'è stato e che c'è ancora. Dimmi quando. Cioè, anche la rabbia è bella, anche l'odio è bello. Assolutamente sì. Cioè, come dire, non c'è odio senza amore. Anche il dolore ha il suo fascino, sì. Assolutamente. Quindi non è che soltanto le cose belle sono la felicità, ci sono anche altre cose che sono meno belle, ma che sono